hanno 95 vittime e oltre 175.000 incidenti, appunto, dati preoccupanti e in crescita. Sentiamo la testimonianza del papà di una vittima, Isabella Schiavone. La prevenzione è la prima cosa da fare e il sostegno delle vittime è la seconda, perché è un gesto di civiltà nei confronti sia di chi ha perso un figlio come me, ma anche nei confronti di tutta la popolazione che ha diritto di muoversi in sicurezza per tutto il territorio. Lorenzo, il figlio del signor Stefano, aveva 17 anni e mezzo quando è stato travolto mentre viaggiava sul suo scooter a Firenze. Sono stati quasi 175.000 gli incidenti stradali solo nello scorso anno, 95 le vittime, quasi il 3% in più rispetto al 2016. Gli under 24 sono stati nel 2017 417. È un dato che ci preoccupa, purtroppo aumenta sempre più significativamente il numero delle persone che sono coinvolte in incidenti stradali per distrazione, il 16% del totale. La polizia ormai da 19 anni è impegnata nel progetto europeo Icaro, una campagna di educazione stradale diventata anche un film rivolta agli studenti per sensibilizzare sui pericoli. Sono già 200.000 i ragazzi delle scuole raggiunti. Non sono state dimenticate neppure le vittime degli incidenti ferroviari attraverso il progetto Chirone, che supporta anche le famiglie con un servizio di pronto soccorso psicologico.